Carlo Antonio Buzzi, commentare una sconfitta così è sempre difficile, insomma, perché al di là delle assenze ne sono accaduti tanti di episodi oggi. Sì, beh, come dicevo ai tuoi colleghi, il calcio è fatto anche di episodi. Quest'oggi sono stati tutti a noi sfavorevoli, a partire dall'infortunio di Sergio e poi tutto il resto. Quello che conforta è il secondo tempo della squadra, che anche prima della superiorità numerica si era messa in campo con le giuste distanze fra i reparti, con un piglio diverso, e secondo me il secondo tempo è stato molto positivo anche sul piano del gioco. È chiaro che rimontare il 2-0 era difficile, in più abbiamo avuto anche la disgrazia del rigore fallito da Bondi, e quindi diciamo che che possiamo considerarla come una giornata in cui ci ha girato tutto storto. Speriamo che la fortuna, la sorte ci dia una mano nel proseguo del campionato. Ecco, la possibilità per riscattare questa sconfitta arriva subito, perché mercoledì c'è il Varese. Un problema forse sarà cercare di recuperare tutte le forze, anche gli altri giocatori che oggi non c'erano, per poter giocare con un avversario che in genere gioca sempre su ritmi molto alti. Sì, infatti c'è questa partita che per un verso è una situazione positiva, per l'altro lo è un po' di meno, perché rigiochiamo fra due giorni, però ecco, contiamo di recuperare qualcuno che era assente per infortunio, qualcun altro che era fuori per squalifica, quindi è chiaro che queste tre gare dovremo gestirle un pochino facendo un po' di turnover, però ecco, la squadra deve assolutamente riscattarsi, io dico partendo dal secondo tempo di oggi. Ed ora, con l'ausilio della grafica, andiamo a vedere le pagelle del Perugia. Benassi è tradito da una zolla che costa la rete dell'1-0. Anche Stamilla commette un errore in occasione del raddoppio. La difesa soffre, la coppia Frediani-D'Antoni. In mezzo Gatti e Perra lottano. Per Bondi è una giornata invece negativa. Davanti l'assenza di Ercolano si sente come. Martini segna, ma nel primo tempo manca la rete del possibile pareggio. Il migliore però è Cazzola, che entra in tutte le azioni più pericolose e ottiene il rigore che riapre parzialmente la partita.